Dopodiché c'è stato questo grande momento all'improvviso. In che giorno era qua Paolo? Boh. Perché ti annoiavi a questo punto? Esatto. Sì, questo si è capito, si è dedotto. Vabbè, cose due. Intanto mi alleno un po', sentiva la nostalgia di questo palco, di questa situazione così, e ha realizzato questo prodotto per i suoi follower. Attenzione. Vedo il colore dei capelli. Colore dei capelli? È un effetto... Non lo so, che c'avevano sti capelli? Adesso... No, è un effetto. È un effetto, lui gioca con queste cose. È turchino. È turchino, bello. Mi piace questa cosa del capello turchino, ma anche lo sguardo è turchino. Sì. Ma adesso sentite il pezzo turchino. E fa la vita meno amara. Adesso giro ca chitarra e quando vado in trasmissione me credo lì d'essere un leone. La voce è poca un po' stonata, manco so fa una serenata, ma è il venerdì quando presenta, aspetto quello che si inventa. Tanto per cantare, perché mi sento un friccico nel cuore. Tanto per suonare, perché gli piace pure il direttore. Certo che c'è sta ad ascoltare le esibizioni mie, ad accollarsi quando sto da Zorro, ma fammi fare le maratone sue. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Allora, è stato un grande dibattito su questo sguardo finale che è il tuo alla ricerca del pulsante per interrompere la registrazione. Con la manona. Con la manona tipo Morandi sei andato pure te. Niente, ha fatto sta cosa. Inevitabilmente è stata. Sai, quando gli artisti l'ispirazione viene, che la vuoi frenare? Ma qua, su questo palco, queste cose.